Ebbene sì, gente, sono ancora vivo e sono tornato. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. È da molto che non faccio video. Circa una settimana fa avevo provato a caricare l'ultimo video che avevo registrato, questo a fine agosto, inizio di settembre, così. Il problema è che era corrotto, non lo so, comunque non sono riuscito a caricarlo sul canale, quindi non sono, non ho, non vi ho permesso nemmeno di vedere quell'ultimo video. Così ho un po' abbandonato la campagna per questioni lavorative, perché sto lavorando veramente tanto e ho pochissimo tempo. Però ho buone notizie. Ovvero che presto avrò la fibra in casa, quindi potrò caricare video a una velocità sicuramente molto molto superiore rispetto a quanto possa fare adesso. Che è un bene per voi, ma un bene anche per me e per le mie finanze. La bolletta sarà felice di questo. Cioè, io più che altro pagherò meno, quindi sarò più felice di vedere la bolletta della luce. E inoltre per Natale conto di cambiare il PC. Di fare un PC da gaming con i contro K. Infatti investirò molto, da un bel po' che avevo intenzione di cambiarlo, solo che adesso che lavoro ho finalmente, diciamo, le finanze per potermelo permettere. Detto questo, non mi ricordo sinceramente nulla di questa campagna. Non so perché stessi attaccando gli unni, ma se lo sto facendo sicuramente c'era una qualche buona ragione. Il loro esercito è composto per praticamente metà cavalleria e artiglieria. Artiglieria alquanto skillata, tra l'altro, mercenaria. Hanno anche molte unità mercenarie d'elite, quindi non sarà assolutamente facile riuscire a sconfiggerli. Ma questo comitatus ha delle ottime unità. Fanteria molto skillata che sicuramente ci permetterà di farci una bella partita. Allora, cominciamo. Diamo una veloce occhiata alle nostre truppe. Ah, che meraviglia. Che meraviglia. Truppe d'élite. Il meglio che la romanità può offrire. Ciò che resta della romanità, più o meno. Anche qui, ottimi tiratori. Insomma, una collina piena di ottimi soldati. Questi sono mercenari sassoni che sicuramente faranno la loro parte. Vediamo un attimino il nemico, che cosa hanno. Arcieri davanti, fanteria di lancieri che parrebbe molto buona al centro, questi eruli, ok, che sono unità con ascia, buone ma comunque non eccezionali. Sicuramente se dovessero prendere le spalle nostre unità farebbero molto molto male. Guerrieri del Bosforo, va bene. La cavalleria sui lati, sì, insomma niente di particolare, con gli onagri dietro. Allora, molto probabilmente saremmo noi a doverci muovere, nonostante abbiamo un ottimo vantaggio, potremmo averne uno ancora maggiore spostandoci qui. Il problema è che mi darebbe fastidio dover abbandonare questa posizione. Peraltro c'è una leggera pianura, un leggero avvallamento e una lieve risalita che comunque ci darà dei malus. Allora, questi li spostiamo leggermente avanti. Io non le faccio mai vedere queste cose perché sono abbastanza tediose, noiose. Comunque non sono molto belle, però in questo caso, iniziando subito con una battaglia, siccome non voglio fare un video estremamente lungo, anche se dico sempre così, poi alla fine vengono lunghi, diciamo che mi divertirò un po' a farvi vedere tutto, ok? Piccolo buggettino del gioco, non importa. La formazione così non è che mi faccia impazzire. Diciamo che, tra l'altro, non mi ricordo più neanche i tasti, c'è una roba che è terribile.
Non mi ricordo veramente nulla. Frambolieri, frambolieri, arcieri. Ok. Allora, questo cos'è? Oh, la corte palatina, bella, bella. Ci piace, questa qua sarà la punta di diamante del nostro esercito. Quindi direi che possiamo fare una cosa di questo tipo. Questo lo teniamo al centro, poi ci mettiamo questo così e facciamo una bella linea lunga. Facciamo in realtà ancora più lunga. Questo perché avendo tanta artiglieria e quasi sicuramente al 90% dovremo avanzare noi con una linea. Permetterà di ridurre ovviamente le perdite poi. No. Questi anche loro li allunghiamo per bene. Facciamo così. Andiamo proprio al centro. Piccini in più. Perfetto. Cavalleria sui lati, generale qua dietro. Anche qua, cavalleria qua dietro. Questi sinceramente io li utilizzerei come riserva per ciascun fianco, in quanto avendo tanta cavalleria il nemico quasi sicuramente ci attaccherà. È vero che abbiamo due unità di lancieri per lato, però comunque la loro è esatto, cavalleria molto molto buona. Questi no, fanno un po' schifo. Loro generale è un tiratore a cavallo. Interessante questo. Molto interessante. Sicuramente i nostri tiratori svolgeranno un ruolo di primo piano. Flamingo, ovviamente. Vediamo, il nemico non si muove di mezzo centimetro. Queste tinte diverse sono io che li faccio perché mi dà fastidio questa cosa che siano leggermente fuori portata. Vabbè. Magari anche un pochettino più veloce. Vediamo quanto è fuori portata. Molto bene. Ok, buono. Generale avanza leggermente. Vediamo un po' se fa danni. Tra l'altro il nemico non sembra nemmeno intenzionato a far nulla. Questo non ci arrivano, quindi 121. Bello questo colpo. Però non è che sia al massimo, mi sa che rimetto questo. Che aumenta i danni, ok. Solo che come precisione mi sa che non cambia nulla. Boh, vediamo di, proviamo così a farlo normale, vediamo se cambia qualcosa. Diventa un po' più precisa. Ah, ok. Non mi ricordavo quali fossero i tasti per la cinematica.
Urca. Bello, ne ha distrutto la catapulta nemica grandissima. Cazzarola, addirittura qua due catapulte nemiche minori, però grande, grande. Eccellente. Sta facendo i suoi bei danni però, eh. Certo, la precisione fa un po' schifo, però. E comunque vorrei anche cogliere questo momento di pausa, tra virgolette, intanto che finiscono di bombardare... Finiamo di bombardare i nemici, per ringraziarvi del supporto, perché nonostante io sia assente da un po' di tempo, comunque vedo che gli iscritti aumentano, che i commenti ci sono sempre, quindi la cosa mi fa piacere. E questo mi sprona anche a voler tornare a fare video, cosa di cui peraltro avevo già interesse e intenzione a farlo, anche perché io comunque mi diverto, ce la faccio perché mi diverto alla fine. Non è certamente per guadagnare o per visibilità, anche perché direi che è proprio l'ultimo dei miei pensieri la visibilità. Allora qui 4 su 4. Cazzo ragazzi, ma quindi li stiamo abbattendo come se piovessero, eh. Cioè è grandissimo questo onagro qua. Ok, direi che... Direi che possiamo farli avanzare. Dicevo, io lo faccio quindi unicamente perché mi diverto a far video, mi diverto a vedervi commentare, a sentire che cosa ne pensate. Tra l'altro con come si chiama, con l'arrivo della fibra e per Natale il computer nuovo, l'anno prossimo spaccherò veramente. Avrò sempre poco tempo, usciranno pochi video, ma sicuramente potendo ricaricare velocemente, potendo giocare a risoluzioni 2K, potendo giocare a dettagli massimi, potendo comunque registrare contemporaneamente, cioè fare un sacco di cose, potendo anche non so, fare live senza alcun tipo di problema, per non parlare del fatto che del fatto che qua mi stanno facendo abbastanza male. Che ci metterò anche effetti particolari. Cazzo, però qua il generale me lo stanno un po' intortando. Aspettate che lo faccio ripiegare perché vorrei evitare di perderlo. Che, non so, per chi segue il canale della Legio Italica sa di cosa sto parlando, cioè proprio particolari effetti. Perché questo si trova? Effetti riguardanti, dicevo, non so, il colore, sì, più che altro la patina che si crea. Poi vabbè, comunque adesso magari me lo sto spiegando un po' male, quando li vedrete capirete meglio. Allora.
Poi questo vai avanti qua. La mia cavalleria non so perché si era fermata. Il mio splendido generale adesso può tornare in mischia. Qualcuno ti ha preso. Qualcun altro ti ha preso. Oh, pezzo di merda. Questo cosa serve? Vabbè, spotting range, cioè. Ma chi se ne frega. Contro quello, tu contro quello. E mi sa che qualcuno perde. Così è, cioè, proprio. Primo impatto. No, no, avessi la palatina che ha perso contro questi qua. Tutti con già, però, eh. Allora, qui direi che la situazione sta andando molto bene. Allora tu ti togli da questa modalità. No, l'unico che porca. L'unico che non doveva spostarsi. Ok. Ah, questo è un accampamento. Che figo. Tutto l'accampamento 1. Ok, qui trionfo totale. Quelli ovviamente resistono. Qui non ho idea di come cazzo stanno facendo. Ah, ecco, veramente sono crollati. Ammazzateli tutti. Ah, basta, vinto così. Vai, ci rivediamo non appena qua ho finito di ripulire tutto. Il mio generale, una macchina. 311 kg ha fatto. Veramente portentoso. Anche un'unità delle mie, tipo, ha ammazzato 500 nemici. Cioè,
robe assurde. Ovviamente qua li ammazzo tutti. Non mi interessa. Ok. Allora, mi sa che gli Unni avevano dichiarato guerra all'impero romano d'Oriente, quindi sono entrato in guerra in loro aiuto. Il nostro income è spaventoso, veramente spaventoso, 41.000 per turno. Allora, vediamo un po' che cosa gli posso assegnare. Veramente questo qua sarebbe d'aiuto. Un po' di cunning non sarebbe male. Facciamo questo così. Ecco qui. Perfetto. Ok, allora. Adesso vediamo anche sta parte qua. Qua abbiamo la città sotto assedio. Virunum, vediamo un po' com'è messa. Una merda. Una merda perché se non sbaglio. Ah sì. Avevo combattuto sta battaglia. Che però. Ok, questi li ammazziamo tutti. Avevo combattuto quella battaglia che però avevo perso e quindi adesso loro mi riassediano la città. O forse avevo vinto ma riassediano uguale, non mi ricordo. Perfetto, quindi abbiamo distrutto completamente. Grande, grande. Molto, molto bene. Un'orda intera è andata. Questa è tanta roba. Qui. Avevo creato questo esercito d'emergenza, se non ricordo male. Perché avevo queste unità qui che fanno un po' schifo? Oh. Era forse perché erano quelle che si potevano reclutare in un solo turno. Questo, 3 turni, 2, 1. Guarda qui che meraviglia, guarda che cazzo abbiamo. Possiamo reclutare, cioè, veramente uno spettacolo. Ma sinceramente non so se riuscirei anche così. Diciamo che vado qui. Tanto poi quelli li disbando, cioè non è che sia un grosso problema. Vediamo, 3, 1. Devo trovare delle unità. Magari delle unità da tiro. Ecco, delle unità da tiro che. E che cazzo. Troppo, tutte le robe buone servono almeno 2 turni. Ma io non ce li ho 2 turni. Allora faccio così, tanto poi li disbando. Qua stavamo costruendo questi sono nostri alleati, giusto? Questi sono i nostri vassalli. Questi sono così. Questi stiamo migliorando i rapporti, va bene, perché avevamo fatto un patto di non aggressione con questi qui. Sì, più o meno sta andando bene. Greetings. Now speak plainly, for we are an honest. Adesso ancora nulla. Non importa. Qui stavo assediando questa città. Più che altro non c'è un motivo, è semplicemente così per espansione, per divertimento mio personale. Questi, sinceramente, i franchi, spererei che. Non so, che si espandessero in questa zona, perché io qui li vorrei conquistare, cioè li vorrei sottomettere e farli diventare i miei vassalli. Solo che sarebbe una mezza pugnalata alle spalle, però vabbè, sinceramente considerando la nostra potenza direi che possiamo anche permettercelo. Poi qui è Elusa, stavamo un po' rifondando tutto, ok, la cavalleria qua si sta riprendendo, tra l'altro anche qui bisognerebbe reclutare perché non c'è niente, questa sta soffrendo
il logoramento. Qui stavo assediando molto bene Asturica. Vediamo cosa hanno. 4 scimpanzé e un esercito che direi che fa ridere di poco. Anche qui stavo assediando molto bene, molto bene. Poi se la smettesse di bloccarsi, ok, sarebbe meglio. Purtroppo non so se dipende dalla registrazione o dal gioco, non lo so. Forse un mix delle due cose. Qui a Tarraco la situazione stava andando discretamente bene. Qui potrei in realtà attaccarli entrambi. Sì, ecco, diciamo che possiamo anche... Sì, no, sicuramente concluderei qua l'episodio, perché sennò vi farei vedere altre due battaglie. Al prossimo... Che non penso che le farò off screen, anche se in effetti questa qua è abbastanza semplice, non c'è nulla di troppo difficoltoso. Qui c'è il nostro grandissimo imperatore Maggioriano, il restauratore dell'impero romano d'Occidente, soltanto a dirlo, pelle d'oca. La Brigantium, cosa c'è? Niente c'è. Questa direi che non c'è neanche bisogno. Bilanciata e occupiamo subito la città. Proprio così, brutale, senza pensarci. Minchia, però abbiamo perso, eh. Non è che vada tanto bene. Occupa, senza saccheggiare, tranquillamente. Beh, qui ripariamo. Questo cos'è? Military Fishing Trade. Vabbè, ripariamo. Tiriamo giù, tiriamo giù. Okay. Questo è il nostro prossimo obiettivo. Tra l'altro non è che ci sia niente di particolare. Difendere la città, sì, 4 straccioni. Quindi nel prossimo episodio vediamo magari un pezzo di questa battaglia. Poi facciamo passare un turno e doppio attacco. Prendiamo Bracara. Questa è la nostra amata spia. Va portata a sud perché voglio vedere tutta questa zona. Visto che sì, i Suebi li sconfiggeremo poi, però dovremmo dichiarare guerra anche a questi spagnoli schifosi. Questi ispanici ribelli romani. Per riprenderci i nostri territori. Aia Capitolina, ok. Fatti guadagnati molto bene. Come? Ma come? Giustizia per nessuno. Uff, che palle sti tratti di merda che vengono fuori ogni tanto. Allora, poi altre cose, non penso che ce ne siano, abbiamo visto tutto in Nord Africa, per adesso non abbiamo ancora intenzione di farci niente, per adesso. Qui è tutto tranquillo e sereno. Qua la spia sta sviluppando, lì abbiamo visto, diamo un'occhiata velocissima all'impero romano d'Oriente, sì purtroppo qua... sta crollando, sta lentamente crollando come al solito, ma per chi si ricordasse avevo già detto che adesso vabbè questo esercito qui purtroppo non posso far altro che riportarlo qui per sconfiggere, però anzi non lo riporto lì perché ci penserà questo a distruggerlo. L'esercito qui invece lo porto qui. 1, 2, 3, 4, ci vorranno, penso per arrivare qui, anche in marce forzate una quindicina di turni, non penso meno. Poi tra una quindicina di turni, quando saremo in questa zona, inizieremo a liberare le città. E se vi ricordate, con questa welcome, particolare... Fred. Welcome, come, sit. Enjoy the pleasures of my home, and let us find accord. Infatti, io selezionando una
una mia particolare regione, posso regalarla ai miei alleati. Se riuscissi. May God bless us both with skillful tongues that we may speak our parts. Posso certo regalare la regione ai miei alleati o qualunque fazione, cioè io desideri. Quindi teoricamente potrei, non so, acquistare queste per regalarle ai franchi o acquistare queste per regalarle agli alemanni, cioè fantastico, questa qua è una mod che è un bijou, veramente un bijou. Quindi niente, nel senso gli riconquisterò le regioni qua della Cappadocia che quasi sicuramente al 90% perderà, perché anche se l'IA nemica ci metterà un po' a conquistare, comunque prima o poi le perderà. Niente, gliele riconquiste e poi gliele riregalo di nuovo. Così almeno si rafforza un attimo, perché sennò l'Impero Romano d'Oriente viene spazzato via come al solito, cioè l'intelligenza artificiale non è in grado di gestire territori così vasti. Niente, io con questo vi saluto, vi ringrazio per la visione e vi prometto che i video torneranno a esserci, non so esattamente con che frequenza, non sarà molto alta, però torneranno a esserci. Un saluto a tutti e alla prossima.